Buongiorno a tutti e ben ritrovati da DonLuca95 in un altro video recensione di War Thunder. Quest'oggi vedremo un bombardiere trimotore italiano appena introdotto nel gioco di War Thunder dall'ultima patch, ovvero l'SM81 Pipistrello Savoia Marchetti Pipistrello. Il Savoia Marchetti S81 Pipistrello era un bombardiere trimotore ad ala bassa prodotto dall'azienda italiana Savoia Marchetti negli anni 30. Operò nella guerra civile spagnola, in quella d'Etiopia e durante la seconda guerra mondiale, venendo relegato a compiti di trasporto verso la fine della sua carriera. L'SM81 Pipistrello era equipaggiato con tre motori radiali Alfa Romeo 125 RC35 che gli davano una velocità massima intorno ai 330-335 km/h, aveva un tempo di rotazione di 29.4 secondi e un tasso di salita di soli 5.5 metri al secondo. Aveva una velocità di crociera intorno ai 270-280 km/h. Abbiamo 5 membri d'equipaggio, 3 mitraglieri difensivi, un pilota e un copilota. I mitraglieri difensivi sono situati uno sulla torretta dorsale vicino alla cabina di pilotaggio, che è armata con due mitragliatrici da 7,7 mm. Breda Safad. Il secondo mitragliere è situato sotto la pancia dell'aereo, utilizza una torretta con due mitragliatrici sempre Breda Safad da 7,7 mm e l'ultimo mitragliere difensivo è posto a utilizzo delle due mitragliatrici laterali del velivolo. Una mitragliatrice a destra e una mitragliatrice a sinistra, tutte e due da 7,7 mm. Qui spariamo qualche colpo con il nostro mitragliere in manuale ad uno Swordfish biplano, un bombardiere navale leggero imbarcato inglese, che ha iniziato ad andare giù in picchiata. Una cosa che sicuramente apprezzo moltissimo del SM81 Pipistrello è sicuramente la sua torretta dorsale, che può muoversi di 360 gradi come il BR-20 Cicogna. Quindi sicuramente l'armamento difensivo l'SM81 ce l'ha. Non sarà faticoso fare abbattimenti come con Savoia Marchetti 79 e con il Kant Z-1007, che hanno sicuramente molte meno mitragliatrici del SM81 Pipistrello. L'SM81 Pipistrello ha sicuramente più mitragliatrici del Kant e del Savoia Marchetti 79, ma di contro ha calibri più piccoli, perché alcune mitragliatrici del Savoia Marchetti 79 del Kant sono da 12,7 mm, mentre quelli del Savoia Marchetti 81 sono solo da 7,7 mm. Contro i biplani e in era 1 comunque le torrette armate con mitragliatrici da 7,7 mm Breda Safad fanno veramente male. Questa è la seconda partita che faccio utilizzando l'SM81, quindi il velivolo è completamente stock. Adesso abbiamo sganciato un grandissimo numero di bombe su una base, siamo riusciti a distruggerla, ne abbiamo anche sganciate un po' troppo, a dire il vero, abbiamo potuto risparmiarne qualcuna magari per delle truppe terrestri. Qui vediamo uno Swordfish abbastanza intrepido, questo bombardiere imbarcato navale britannico che ci sta attaccando con la sua singola mitragliatrice da 7,7 mm offensiva, si mette al nostro R6, vediamo cosa possiamo fare con la nostra torretta con due mitragliatrici da 7,7 mm manuale Breda Safad. Noi cerchiamo di perdere più velocità possibile perché lo Swordfish è veramente lento, quindi siccome vogliamo prolungare lo scontro e direi anche di abbatterlo se ce la facciamo, cerchiamo di perdere più velocità possibile, quindi togliamo la manetta e facciamoci raggiungere dallo Swordfish.
Sicuramente abbiamo un vantaggio abbastanza totale sullo Swordfish, visto che siamo più veloci, più resistenti e pure meglio armati. Abbiamo più potenza di fuoco, visto che lui è soltanto una singola mitragliatrice da 7,7 mm. Noi possiamo sparare con ben due mitragliatrici da 7,7 mm, e a volte anche con quella sotto la pancia. Quindi possiamo duplicare il nostro fuoco a disposizione. Qui l'abbiamo colpito abbastanza pesantemente, inizia a fumare, molto probabilmente è l'olio, visto che è di colore scuro. Continua lo scambio di colpi fra i due velivoli. Sicuramente abbiamo una buona potenza di fuoco, anche se ho notato che sono abbastanza imprecise queste mitragliatrici a 7,7 mm Breda Safat. Riusciamo a metterli comunque, nonostante tutto, molti proiettili dentro al motore. Lo Swordfish prende fuoco e tenta una picchiata disperata per spegnersi, ma le ali si spezzano e diventa una palla di fuoco impicchiata. Siamo così riusciti ad abbattere il primo giocatore avversario, un bombardiere navale imbarcato inglese, abbastanza coraggioso. Comunque ci ha danneggiato il primo motore. Abbiamo una grave perdita d'olio al primo motore, infatti fumiamo nero, quindi sicuramente sarebbe il caso di tornare alla base per riparare il motore, visto che fra un po' smetterà di funzionare. Ma siccome i nostri caccia alleati sono in grave difficoltà e vedo dei biplani turn fighter abbastanza seri da parte avversaria, come l'F3F, sarebbe il caso di attaccare. Anche se siamo dei bombardieri, cercheremo di attaccare con una picchiata offensiva i caccia biplani avversari. Entriamo in modalità killer, cerchiamo di perdere più velocità possibile per non superare l'F3F, cerchiamo di starli in coda e sparare con i mitraglieri in automatico. Siamo riusciti a colpirlo, vediamo che tenta delle virate verso sinistra. Continuiamo a sparare, fa una virata secca verso destra, prendiamo il mitragliere manuale. Lui impicca, quindi per noi diventa un facilissimo bersaglio e con un paio di colpi lo incendiamo e lo trasformiamo in una palla di fuoco che si schianta al suolo. Così riusciamo ad abbattere il secondo velivolo avversario e abbiamo fatto un po' il lavoro dei caccia. L'F3F americano aveva fatto sicuramente una manovra consona, tentava di effettuare un loop per finire a nostre ore 6 e appunto schivare i nostri attacchi, ma sicuramente era una manovra consona se noi fossimo stati dei caccia. Ma siccome eravamo dei bombardieri, quindi con un grande armamento difensivo, soprattutto a nostre ore 6, siamo riusciti a colpirlo con estrema facilità. Comunque aveva effettuato tre abbattimenti, quindi era il caso di eliminare questo avversario, questo giocatore americano, questo diciamo pilota americano. Adesso con tutta la nostra calma cerchiamo di ritornare al nostro aeroporto per riparare e ricaricare il velivolo, visto che abbiamo solo due motori, dato che il motore numero uno sta per spegnersi. Taglio una piccola parte del video e ci rivediamo fra pochi secondi alla fine dello scontro. Rieccoci qui, adesso effettueremo un atterraggio morbido e dolce. In ogni caso, volevo dirvi un po' il mio parere per quanto riguarda questo gioiello di velivolo italiano che è entrato in servizio nel 1935, si è fatto la guerra civile spagnola, la seconda guerra mondiale e vabbè, prima sia della guerra civile spagnola che della seconda guerra mondiale si è fatta la campagna d'Etiopia. L'SM81 Pipistrello spezza sicuramente una lancia a suo favore per quanto riguarda l'armamento difensivo, veramente alto, veramente efficace e ottimo per abbattere i biplani d'era 1. Ha un'ottima capacità di carico.
di bombe, può essere equipaggiato con 4 diverse opzioni di carico o 16 bombe da 100 kg ciascuna o 28 bombe da 50 kg ciascuna, 4 bombe da 250 kg o l'opzione finale, che è sicuramente la più pesante, 4 bombe da 500 kg. Quindi ottimo per attaccare le basi, attaccare il campo d'aviazione avversario e anche per distruggere numerosi veicoli terrestri. Ha anche una buona resistenza strutturale, se pensate che è interamente costruito in legno, tubi d'acciaio e tela, quindi riesce ad assorbire i calibri piccoli come i 7,7 mm dei biplani alleati. L'unica pecca che ci tengo a dire, che è quella principale del Savoia Marchetti 81 pipistrello, è la sua velocità, che sicuramente non è alla pari di altri bombardieri suoi contemporanei. Quindi siete dei facili bersagli per essere intercettati, data la vostra bassa velocità. Se volate alto, sui 3.000-4.000 metri, ci saranno veramente pochi caccia in quell'altitudine, soprattutto in era 1, quindi potete volare tranquilli. Se volate basso, dovete stare attenti e tenere a portata di mano i vostri mitraglieri manuali. Vinciamo così la battaglia realistica Essen, arrivando secondi con un punteggio totale di 2.188 punti. Abbiamo distrutto una base e abbattuto due velivoli avversari, uno Swordfish e un F-3F americano. Come sempre, vi ringrazio veramente di cuore per tutto il supporto che mi date quotidianamente. Spero che il video vi sia e la partita vi sia piaciuta. Come sempre, ricordatevi che non ci sono buoni o cattivi aerei, ma soltanto buoni o cattivi piloti. Detto questo, noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video recensione di War Thunder, e niente, abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo molto molto presto. Ciao ragazzi!